Ciao e bentornate qui su Eller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Eller e oggi inizia un altro weekly vlog, per cui se volete sapere che cosa succederà durante questa fantastica settimana insieme a me, ovviamente non vi rimane altro da fare che guardare questo video. Prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Sono le 11:30, sto andando a fare le unghiette, sempre da Beauty Nails SPA, che è a Cinisello, ve lo ricordo perché tante di voi mi scrivono, io mi trovo molto bene lì. E me le fanno in pochissimo tempo, me le fanno sempre molto molto bene, se c'è qualsiasi problema trovano comunque quei 10 minuti, un quarto d'ora per mettermelo a posto. È successo una volta sola sinceramente, però comunque anche su quello si sono rivelati molto preparati, per cui io vado lì e dopo torno a casa che devo filmare un sacco di video perché mercoledì vado al... E quindi niente, siccome andremo al pitti, devo essere pronta con tutti i video che dovrò pubblicarvi durante questa settimana. Per cui io parto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Allora, da oggi pare che non ci sia più l'obbligo delle mascherine all'aperto. Non c'ho la mascherina in mano, ma posso anche evitare di metterla. La qualcosa mi fa solo che piacere, perché veramente sto iniziando a non sopportarla più, ma proprio a livello fisico mi viene da tossire spessissimo. E mi dispiace, mi immagino insomma tutti quelli che hanno sempre avuto bisogno di mantenere la mascherina tutto il giorno per lavoro, per necessità di lavoro, mi dispiace tantissimo per loro perché capisco che cosa si prova e non è una bella sensazione. Comunque, stupende, sono praticamente rosa bubble, non ho mai avuto un colore così sulle mie mani, vabbè, comunque mi piacciono tantissimo. L'altra mano, guardate anche con gli anelli come stanno bene, sono stupende veramente. Beauty Nail non mi delude mai, mai mai veramente. Adesso vado a riprendere la macchina e vado a casa. Buongiorno raga, oggi è martedì, ci siamo svegliati all'alba, sì, prima dell'alba perché è appena uscito il sole, e perché mia nipote ha bisogno di essere accompagnata al treno e quindi ha chiesto alla zia e la zia gli ha detto di sì. E poi Mister X ha detto no, vi accompagno io, così insomma ci aiuta a non dover cercare parcheggio, insomma tutte quelle cose lì. Comunque oggi fa un po' freschino perché ieri è diluviato e quindi fa un po' freschino. Adesso mi metto il sopra della tuta perché fa veramente fresco. Comunque si sta bene perché c'è un po' di aria freschina, non c'è più tutta quella cappa di umidità di prima, sta molto meglio. Ci vediamo dopo, ciao! Allora, ho fatto tutte le cose che dovevo fare stamattina, ho caricato il prossimo video, anche quello di giovedì è pronto, domani parto per il pitti e ho fatto anche il fitting appunto per il pitti. E, purtroppo le cose, i vestiti che mi hanno dato li sono tutti larghi e quindi fortunatamente sarò al pitti insieme a Leda, che ovviamente essendo stilista ed essendo che gli fa lei i vestiti, gli ha sempre fatto cioè lei aveva anche una parte couture e quindi praticamente insomma ha detto che mi darà lei due punti per aiutarmi. Grazie al cielo, vedete che bello avere delle amiche. E quindi mi porterò anche un altro vestito, un vestito di Anita Couture che praticamente voglio mettere per fare uno shooting il giorno dopo che torno dal pitti, quindi il 3 al Castello di Marne, e farò questo shooting con questo vestito che è proprio un vestito insomma della linea super elegante, e anche lì me lo metterà a posto Leda. Invece adesso sto andando in posta
a ritirare qualcosa, una raccomandata, che spero non sia una multa. Non lo so, io sto sempre molto attenta, però può ovviamente capitare di prenderle, e quindi io ogni volta che mi arriva una raccomandata in posta ho sempre paura che sia una multa. Vabbè, ci vediamo dopo. Sono appena uscita da Villa Arbe, sono andata a fare un controllo col dottor Monaco e abbiamo fatto un pochettino di acido ialuronico per reidratare la parte sotto del viso. Poi vi farò vedere, perché adesso tengo la mascherina, ma vi farò vedere appena arrivo a Firenze. Sto partendo per il Pitti, appena arrivo a Firenze vi farò vedere. Ciao! Senza per Pitti, cappuccino e poi si va. Sono un po' stanchina, però sono riuscita a farmi la doccia stamattina, sono riuscita a far tutto, per cui sono anche molto 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 contenta. Arrivata a Firenze e c'è Caleda! Ta-da! Io contenta, contentissima. Siamo venute a fare il tampone alla Croce Rossa, in modo tale che praticamente possiamo entrare tranquillamente al Pitti. Ok, quindi facciamo il tampone, e il tampone lo devono fare anche i vaccinati. No? No. No, io no. A lei no. Sì. Ok, comunque tampone, dopodiché tutti. Anzi, dopodiché albergo. Albergo, lasciamo le valigie, facciamo un ricapitolo. La utilizzo per un campionario, devo fare dello sdifettamento e poi facciamo quello che vuoi. Questa è la tua disposizione. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ecco la nostra stanza d'albergo. Lì ci sono le mie cose che ho appena messo. Una sedia. È molto carino questo albergo. Leda, dormiremo insieme io e Leda. Raga, mi sono appena tamponata e sono negativa, ma ovviamente non avevo nessun dubbio. Adesso ci prepariamo e andiamo. Allora, siamo venuti a Il Bisonte. Il Bisonte. Il primo degli eventi che faremo al Pitti. Andiamo subito. Questa invece è la collezione Contemporary, che è veramente fantastica. Una delle peculiarità è proprio questa linea storta, che riprende un po' le vie di Firenze, che sono nate un po' storte. Ed è, insomma, mi piace molto. Ci siamo innamorate di queste borsine qua, queste piccine, e questa un po' più grande. Faccio vedere la cosa migliore. Guardate anche qua che bella quella borsa verde. E la cosa migliore, guardate la vista da questa finestra, panorama fantastico, ragazzi. Ci vediamo dopo. Raga, siamo a fare l'aperitivo. C'è ciao, con me Marco Universale, ragazzi. Sì. Ciao, come state? Con la nostra LR e la nostra amica Leda. Ciao. Allora, io volevo dire una cosa. Marco ha un canale su YouTube che hai aperto da poco. Sì, che però fa un po' cagare. No, fa ridere. Fa ridere, però seguitemi sui miei video e sui programmi TV. Su RTVR Italia, canale 1977, ottobre, Mondo di Nicolette. Ah, allora lo conosco. Sì.
Allora vedi, vabbè, è molto simultaneo, molto interessante questa cosa. Sono da molto quanto, racconta da quanto non ci vediamo. Ragazzi, non vedo questa donna qui da un anno e mezzo, mi mancava un casino, neanche la lettera al Papa mi ha permesso di incontrarla. Eppure noi ci siamo visti, ci siamo conosciuti e ci siamo visti una volta sola, due volte, una volta sì, al Pitti, esatto, e una volta a Milano, esatto, per la Fashion Week. Ci siamo visti poco e niente. Ci siamo innamorati, rimasti, anche se abbiamo gusti sessuali diversi, però l'amore è universale. Esatto. Giusto? E siamo rimasti in contatto durante tutto il lockdown. Che non è da poco, no, eh? Non è da poco, perché lì si vede veramente chi è nella tua vita e chi veramente c'è solo casualmente. E io adoro questa donna. Ciao, anche noi siamo in contatto dal lockdown. E noi non ci vediamo invece da settembre. Da settembre l'anno scorso, sì. Quasi un anno. Quasi un anno, raga, non ce la posso fare. Bella. E ragazzi, un bacio, ad un bacio a lei, un bacio a Leda. E a presto, seguiteci, seguitemi, seguitela. Il presentatore. Non abbiamo ancora iniziato a bere, eh? Vedete che cani si sono pieni. Però facciamo un brindisi davanti a voi. Cheers. Sì. Auguri. Ok, siamo al PT. Stiamo per entrare, questa installazione è abbastanza carina, molto... Adesso giro la videocamera così faccio vedere un po' di cose. Sì, bella giornata. Comunque, essendoci anche Pitti Bimbo, vediamo come li hanno rivisto. Non mi ricordo se è preso Di Maio, credo. Di Maio, no? Ah, tutto sta per mia per... Ah, Di Maio sì. Povera noi. Ah, di Napoli, qua di casa. Facciamo un giretto da Richard Ginori. Thank you.
Allora, Achillea e Limonium, questo è il Limonium. Questo pelosetto si chiama Limonium? Questo dici? No, questo è una sorta di spiga di grano, più o meno, della famiglia della, del grano, però è modificato nel colore. E certo, perché azzurro è... infatti. Che preferisci? Ragazzi, sono da Richard Ginori, c'è un artista pazzesco che mi ha appena realizzato una piccola spilla bellissima di fiori veri, giusto? E la indosserà domani con l'outfit di domani. Lui si chiama Dylan. Ciao! E niente, adesso vedrete la spilla, anzi la vedrete domani, perché la indosserà domani. Leda sempre qua. Ormai, sempre presente. Bella raga, sono al Kokomi Restaurant qua a Firenze. Cos'è che è? Via del Prato? Via del Prato 12, e siamo venuti a trovare un nostro amico fotografo con cui avevamo scattato per Leda. Probabilmente ve lo ricordate perché io vi ho già vloggato e lui ve l'ho fatto sicuramente vedere. Poi non ci siamo più visti per 3 anni perché avevamo scattato nel 2018 e l'abbiamo rincontrato qua a Firenze, per cui adesso siamo venuti a mangiare insieme e abbiamo fatto sta rimpatriata e siamo tutti contenti. C'è Leda che annuisce. È un piacere rivedere le persone dopo un po'. Bene, vabbè, io ho fame adesso, quindi ci vediamo dopo. C'è il suo. Ci sono sempre le gambe. Allora, io praticamente ho finito di mangiare, però guardate cosa ci è arrivato adesso. C'è un piatto, wow. E ragazzi, un'altra sera è finita, sono tornata in albergo e adesso Leda si sta facendo la doccia, io sono quasi pronta, adesso mi andrò sicuramente a struccare, a lavare anche io. Dopodiché si farà la nonna. È stata una bellissima serata, siamo riusciti a rivedere delle persone che non vedevamo da tanto tempo, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo cenato benissimo, anzi voglio davvero ringraziare tutti coloro che si sono presi cura di noi durante la cena al ristorante, che sono stati veramente tutti super carini. E niente, io adesso vado a fare la nanna e noi ci vediamo domani per un'altra giornata a Firenze e poi si torna a casa. Ciao! The day after, raga, cioè sono cotta e tra un po' dobbiamo muoverci. Adesso stiamo andando a fare colazione con i miei gioiellini di APM Monaco. Farò anche mezza foto, se me la fa Leda. Me la fai Leda? Certo che me la faccio. Leda è figa, la mattina Leda si sveglia figa, fa gli incubi e si sveglia figa. Che brutti incubi. Io invece ho la voce da Mandalier e sono una cessa, meno male che mi vedete con gli occhiali, perché però veramente in realtà vengo ancora più cessa in video. Guarda, guarda nello specchio vagamente meglio, in video sono proprio una cessa allucinante. Vabbè, ci sta. Ciao. Buongiorno. Allora, siamo in un negozio abbastanza tipico di Firenze che si chiama, che non mi ricordo più come si chiama, Riccardo Lucci, che fa praticamente delle carte. Adesso vi faccio vedere, lui è il signor Riccardo. Ciao, buongiorno. Che ha fatto una cosa su richiesta per Leda, una cornice, però adesso vi facciamo vedere come fa le carte, che è una roba straordinaria.
personificato. Sì, hai visto. Bene, sono che contento. Bello. Ti hai regalato l'emozione. Che bello. Grazie. Sei contenta? Molto. Ragazzi, è sabato notte e sto tornando a casa e niente, chiudo qua il vlog perché è stata una settimana veramente piena zeppa di robe da fare, non mi sembra neanche passata una settimana, mi sembra passato tipo un mese da quando ho iniziato questo vlog, per cui se questo vlog vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti e tanti like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di LR Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e tantissimo, ma tantissimo amore. Ciao.